Buongiorno, un buon sabato soprattutto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando ovviamente di riaperture che inizieranno dal 26 aprile. Via libera ai ristoranti, anche a cena ed introdotto il pass per potersi spostare da una regione all'altra. L'Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. L'Italia inizia con le riaperture dal 26 aprile e quanto emerso ieri dalla cabina di regia ministeriale, per la prossima settimana è attesa la firma del Premier Draghi sul decreto che detterà la tabella di marcia. Il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. I primi a riaprire saranno bar e ristoranti, anche a cena, purché si stia all'aperto. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, le interazioni tra persone all'aperto non incidono sulla trasmissione del virus. Un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento ed è stato confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5, prorogato lo stato di emergenza per altri 2 mesi al fine di rinnovare lo smart working ed allestire i centri vaccinali. Il dato delle dosi somministrate sarà fondamentale per determinare di settimana in settimana le restrizioni regionali. Saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, mentre per quelli tra regioni a maggior rischio occorrerà una sorta di pass che attesti la somministrazione del vaccino. Nelle zone gialle e arancioni, inoltre, via libera alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Noi siamo in condizioni oggi di disegnare con cautela, con giudizio, però un percorso positivo che dia un segnale di ripresa al Paese, un percorso di natura graduale che si avvierà già il 26 di aprile, che vedrà come elemento ancora una volta prioritario la tutela e la salvaguardia della scuola. Via libera anche a cinema e teatri con capienza limitata e dal 1 maggio potrebbe tornare il pubblico negli stadi. Dal 15 maggio poi riapriranno stabilimenti balneari e piscine, mentre il 1 giugno sarà la volta delle palestre e i ristoranti potranno accogliere i clienti anche al chiuso. L'Abruzzo, sebbene l'incidenza del virus continui a preoccupare nell'Aquilano, potrebbe tornare zona gialla. Il presidente della regione Marsilio ha dichiarato che i dati sono promettenti da 5 settimane e che la provincia di Pescara sarebbe quasi da zona bianca. Anche questa settimana però si è deciso per la zona rossa in alcuni comuni. Nereto, Campli, Morrodoro, Ancarano, Mosciano Sant'Angelo e le frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel comune di Castellalto per quanto concerne il Teramano. Nell'Aquilano invece in zona rossa Rocca Casale e Collarmele. La rete oltre il ponte, il gruppo Vaccini Abruzzo in Chiaro, questa mattina in conferenza stampa hanno denunciato le criticità della campagna vaccinale. Paolo Renzetti. Gli aderenti ad Abruzzo Vaccini in Chiaro, in rappresentanza di diverse associazioni, questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara per chiedere chiarezza e regole chiare sulla campagna vaccinale. Presentate 9 richieste da rivolgere a governo nazionale e regione Abruzzo affinché si proceda con trasparenza ed equità. Abbiamo buttato giù un appello rivolto alla Regione Abruzzo, ma non solo, sottoscritto da oltre 30 organizzazioni. C'è una pagina Facebook che si chiama Vaccini Abruzzo in Chiaro, dove raccogliamo segnalazioni e dove cerchiamo di dare informazioni rispetto alla campagna vaccinale. Noi siamo qui per avanzare 9 richieste, perché finora la campagna vaccinale in Abruzzo è stata una lotteria. Queste 9 richieste si possono riassumere in 4 parole. Equità,
equità, trasparenza, informazione, più personale. Equità perché finora ci sono state delle sperequazioni territoriali, non solo tra regione e regione, ma anche all'interno della stessa regione. Chi prima si organizza, meglio arriva. Questo non è possibile in una campagna vaccinale. Se si è una persona over 80, se si è fragile, lo si è, tanto a Pescara quanto a Schiavi d'Abruzzo. Per fare tutto questo, ovviamente ci vuole disponibilità di vaccini, per questo noi chiediamo un forte impegno da parte di governo e regione per sospendere i brevetti, perché non possiamo stare al ricatto delle multinazionali farmaceutiche. Poi trasparenza, è davvero folle che ci siano inchieste in corso per procedure opache rispetto alla campagna di vaccinazione, è una follia. Ci sono state corsie preferenziali e questo non è possibile, ci vuole trasparenza, quindi i dati vanno pubblicati, vanno pubblicate tutte le informazioni. Informazioni perché abbiamo numeri di telefono e mail alle quali si attende giorni, minuti, senza avere risposte. Le persone non sanno davvero dove sbattere la testa per avere informazioni in merito a quello che è un diritto. Ci vuole un sito dedicato con delle mail e dei numeri di telefono a cui si risponde e si diano le informazioni precise e puntuali. Un po' difficile se ogni ASO, ogni comune fa per conto suo. E ultimo, per fare tutto questo ci vuole personale, e perché bisogna fare la campagna di vaccini e farne tanti, perché non si può smettere di fare il tracciamento perché la pandemia continua a correre e perché ovviamente ci sono tutte le altre malattie da curare nei nostri ospedali. Finora ci si è affidati al volontariato di medici ed infermieri, noi chiediamo personale dedicato. Lo stesso Marsiglio dice che aveva richiesto per l'Abruzzo oltre 300 persone, ne sono arrivati appena 54. E a proposito di vaccini, per agevolare l'adesione alla campagna vaccinale da parte dei soggetti fragili e dei disabili che non si erano ancora iscritti alla piattaforma regionale attivata lo scorso 18 gennaio, è stato riaperto il sistema per consentire la manifestazione di interesse alla vaccinazione. Lo comunica l'assessorato alla salute. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo sanità.regione.abruzzo.it. Potranno aderire anche i caregiver e i familiari conviventi. Il sistema regionale è indipendente dalla piattaforma Poste, che consente le prenotazioni solo in base all'età, e le chiamate alla vaccinazione saranno gestite dalle ASL sulla base del proprio modello organizzativo. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Pescara perché tornano le minacce nel quartiere di Via Rigopiano. Le vittime sono alcune cittadine oneste che da tempo avevano denunciato alcuni episodi di violenza. Consigliere Bettinari, ci sono persone in questo quartiere che sono state minacciate e voi oggi denunciate quello che è accaduto? Sì, sì, intanto abbiamo un problema di aggressioni, minacce gravissime nei confronti di 3-4 donne, coraggio, di questo quartiere da parte da un soggetto pericolosissimo. Ad alcune sono state aggredite con un coltello alla gola, altre sono state, delle persone sono entrate a questo soggetto sempre col coltello dentro casa, un'altra donna è stata mandata in ospedale, aggredita, quindi io dico la prima cosa, appello forte al sindaco, al prefetto, allontanare quel cittadino incivile e violento che sta rendendo invivibile questo quartiere pericolosissimo, con un provvedimento motivato di sicurezza e ordine pubblico. Poi qui ci sono ancora spacciatori di droga, occupanti abusivi, coloro che rubano la corrente elettrica, che si allacciano abusivamente anche all'acqua, coloro che addirittura qui ci sono 25 appartamenti vuoti, murati, tutti questi che stanno dietro a me, sono vuoti, murati, non assegnati, a fronte delle 700 persone in graduatoria che meriterebbero un alloggio popolare. Qui devono essere subito assegnati questi appartamenti per ristabilire, e poi mi lasci dire una nota positiva: a seguito delle mie denunce è stato emesso un provvedimento di decadenza nei confronti di un latitante che è ancora nella disponibilità di un alloggio, però non è stato ancora eseguito, quindi chiedo di fare lo sforzo in più, il provvedimento c'è, adesso eseguiamo quel provvedimento e riprendiamoci la casa dal latitante, perché non è più possibile, questa cosa gridava vendetta. La gestione di beni e servizi pubblici come spiagge libere, parchi e centri sportivi, secondo i progetti della giunta Masci a Pescara, arrivano critiche dal centro-sinistra. Vediamo.
I privati potranno usufruire dei parchi, della gestione dei parchi per 20 anni, della gestione delle spiagge, della parte libera delle spiagge per 8 anni. In entrambi i casi i privati potranno, nel caso delle spiagge, affittare attrezzature per la spiaggia, quindi sdraio piuttosto che ombrelloni, eccetera, cosa che invece finora non succedeva perché le spiagge continuavano a essere spiagge libere. No? Sì, la gestione era solo del chiosco e invece all'interno dei parchi quello che l'assurdo è che oltre ad avere la gestione per 20 anni potranno costruire, cioè all'interno dei parchi dove oggi ci sono semplici chioschi di legno potranno costruire strutture fino a 100 metri quadri per fare bar, spogliatoi, box in generale, per cui noi pensiamo che questi saranno una specie di club privé sia all'interno, come dire, dei parchi che sulla spiaggia e siamo assolutamente in disaccordo. Tra l'altro, per quanto riguarda i palchi, i gestori non avranno nessun obbligo se non l'ordinaria manutenzione, quindi nessun obbligo di piantumazione, di miglioramento della situazione arborea del parco stesso. Più io credo che forse sarebbe anche da valutare bene se ci siano dei principi di legittimità all'interno di questo bando, perché non è possibile prevedere che questo affidamento duri 8 anni. Guardate che 8 anni è un periodo davvero enorme, tutto questo per tenere le spiagge pulite? Allora di domande ce ne stiamo ponendo tantissime. Noi anche per quanto riguarda la gestione dei parchi, adesso valuteremo e vaglieremo bene l'avviso che uscirà, il primo avviso che uscirà per il Parco dello Sport, però quando abbiamo lavorato sul regolamento per l'affidamento dei parchi, siamo stati ben attenti con degli emendamenti ad andare ad inserire il valore sociale che queste infrastrutture, e mi preme sottolinearlo, infrastrutture sociali, hanno una caratteristica che loro in questo caso hanno letteralmente cancellato. Si svolgerà domani il meeting Città di Pescara, ieri mattina a Palazzo di Città la presentazione dell'evento organizzato dalla Vinifantini in collaborazione con la WISP Abruzzo Molise. Assessore, domenica ci sarà il primo meeting Città di Pescara di Atletica Leggera, si tratta del primo evento sportivo post-pandemico, se così possiamo dire. Sì, assolutamente sì, domenica 18 aprile all'interno dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia ci sarà la prima edizione del meeting di Atletica Leggera Città di Pescara. Un meeting importante anche perché si torna a fare attività sportiva, sport allo stadio adriatico e si torna a fare sport in presenza per gli atleti. Si torna a fare sport allo stadio adriatico in presenza ma soprattutto in sicurezza. Noi insieme all'ASL di Pescara e alla protezione civile abbiamo adibito una stanza, proprio la sala stampa dove verranno effettuati 300 tamponi messi a disposizione dal nostro assessore Eugenio Seccia con delega alla protezione civile. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Mazzocca, referente degli screening di massa, che non ha esitato neanche un momento a mettersi a disposizione per far effettuare una gara in completa sicurezza. Questo evento in pratica sostituisce, assessore, se così possiamo dire, il Vivi Città che quest'anno è saltato proprio per l'emergenza sanitaria. Purtroppo sì, è il secondo anno che il Vivi Città non si farà in presenza, comunque ci sarà il Vivi Città virtuale, infatti ci sarà il collegamento all'interno della pagina Facebook e poi rilanciata sulla pagina nazionale WISP. E questo servizio ci introduce alla pagina ampia dello sport. Partiamo ovviamente dalla Serie B perché domani è attesa la ratifica dell'Assemblea di Lega B sulla proposta del direttivo di fermare temporaneamente il campionato dopo il 24 aprile. In casa Pescara non sono risultati altri positivi nel giro di tamponi di ieri, ma la squadra resterà senza allenamenti collettivi fino al 26 aprile. È arrivato l'ok per quelli individuali e dovrà poi giocare il giorno dopo il recupero con la Virtus Entella senza un'adeguata preparazione. Da domani i biancazzurri divisi in gruppi da 6 torneranno sul campo in erba del Poggio per appunto sedute individuali di forza in attesa di nuove comunicazioni. Facciamo il punto nel servizio di Andrea Costantini.
C'è attesa per l'assemblea di Lega di domani, convocata d'urgenza alle ore 15. All'ordine del giorno ci sarà la proposta elaborata nel consiglio direttivo, convocato giovedì sera, altresì d'urgenza, e che si è riaggiornato ieri mattina. La proposta: giocare regolarmente fino alla 36esima giornata e dopo il 24 aprile fermare il campionato per consentire lo smaltimento dei recuperi. In particolare le tre partite del Pescara, rispettivamente nelle date del 27 aprile, già ufficiale con l'Entella, 1 maggio a Cosenza e 4 maggio contro la Reggiana. E poi la disputa di Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo. Il campionato riprenderebbe con il penultimo turno il 7 maggio e l'ultimo il 10. In pratica la conclusione della stagione regolare sarebbe posticipata di 3 giorni e questo farebbe slittare ulteriormente i play-off. Secondo l'attuale calendario si svolgono dal 10 al 27 maggio e con questo slittamento c'è il rischio di arrivare troppo a ridosso dell'Europeo Under 21, azzurrini in campo il 31 col Portogallo. Meno problemi ci sarebbero per l'eventuale play-out. Attuali date 15 e 21 maggio, un loro slittamento non creerebbe disagio. Peraltro una tale decisione potrebbe essere accompagnata dal rinvio delle due partite del Pescara con Cosenza e Reggiana, quella con l'Entella è avvenuta col bonus del protocollo. Ciò eviterebbe la pantomima della presentazione al campo di arbitri e avversari senza possibilità di disputa della partita e senza l'attribuzione del 3-0 a tavolino dopo le sentenze di Juventus-Napoli, Lazio-Torino, ma anche quella più recente in Serie B di Empoli-Chievo. Il blocco temporaneo del campionato e lo slittamento delle date dovrà dunque essere votato da almeno 11 club su 20. I tempi sono ristrettissimi e la cosa che risalta è che non solo il Pescara si giocherà tutto in una settimana cruciale, coi 3 scontri diretti, sarebbe stato lo stesso senza il focolaio, quanto che il Delfino lo farà senza un'adeguata preparazione. Come può una squadra scendere in campo in condizioni accettabili il 27 aprile se fino al giorno prima non avrà fatto alcuna seduta di allenamento collettiva? E come può quella stessa squadra sostenere lo stress di 3 partite in una settimana e di 5 partite in 14 giorni dopo un tale ampio periodo di inattività? Perché di ciò ha senso parlare, poiché le sedute individuali non sono realmente allenanti. Il focolaio Covid ha reso ancora più improba una sfida che era già di per sé molto difficile. Bisognerà poi vedere se il provvedimento ASL firmato dal responsabile del settore prevenzione, il Dopolidoro, potrà essere allentato. Il documento parla di isolamento, quarantena e sospensione di attività collettiva fino al 26 aprile, salvo diversa disposizione. La ASL dunque potrebbe rivedere il provvedimento ed eliminare il divieto qualche giorno prima, consentendo ai negativi del gruppo squadra di poter sostenere gli allenamenti qualche giorno prima del match con l'Entella. Il segnale arrivato ieri, quando il giro di tamponi non ha presentato ulteriori positività, può andare in questa direzione, ma saranno fondamentali i prossimi 2 cicli per capire se la propagazione del focolaio si è arrestata o meno. Da lì si potrà ragionare per un allentamento delle misure con qualche giorno d'anticipo. E noi andiamo in Serie C, terz'ultimo turno di campionato con il Teramo che al Bonolis ospita il Bisceglie. Biancorossi senza Viero, Lasic, Diakité, Di Matteo e Minelli, recuperato Berligea che dovrebbe però partire dalla panchina, mentre titolare giocherà Carlo Ilari insieme a Bombaggi e Costa Ferreira alle spalle di Pinzauti. Dietro le tante assenze, compresa quella per squalifica di Tentardini, dovrebbero costringere Pace a spostare Trasciani a destra con Piacentini e Soprano al centro e Vitturini dirottato a sinistra. Gara fondamentale per il Diavolo per blindare il piazzamento alla post-season. È una partita importante, la squadra l'ho vista bene come l'ho vista bene la settimana scorsa, come la vedo bene, non abbiamo mai sbagliato qualche settimana di lavoro o non ricordo allenamenti brutti o sbagliati, quindi da quel punto di vista abbiamo sempre lavorato al massimo, ci siamo preparati, sappiamo che partita ci aspetta. E niente, sappiamo che tipo di squadra sono loro, sappiamo che tipo di partita sarà, sappiamo quanto contano le motivazioni, perché troveremo una squadra, credo, che verrà qui a giocare col coltello tra i denti e non resta che giocare questa partita. 4-4-2 come modulo, ultimamente fanno quel modulo là, una squadra secondo me molto molto organizzata, con dei principi di gioco ben definiti, che difendono bene quando devono difendere perché sono molto organizzati e poi sono bravi nella fase offensiva perché hanno due esterni come Monsoro e Sartore che sono due giocatori che secondo me stanno facendo molto bene e poi due attaccanti, Makota è un giocatore importante
per la categoria, perché oltre ad essere veloce, attaccare bene la profondità, è un giocatore che lotta e che porta tanto carattere alla squadra. E Rocco, che è un giocatore che secondo me è molto interessante come giocatore. Quindi è quel tipo di squadra, è una squadra che gioca bene sia in fase offensiva ma anche in fase di ripartenza. È una squadra motivata, perché loro lottano per la salvezza, e quindi io credo che saranno avvelenati dal punto di vista mentale, e questa è la squadra che ci troveremo contro. Non so se la partita della vita, non la definirei così, perché poi avremo altre opportunità. Certo che se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff è un'opportunità grande più che la partita della vita. Ma da quel punto di vista, oppressione o meno, non sono spaventato, perché comunque la nostra squadra, secondo me, a parte alcune prestazioni, ha sempre cercato di dare il massimo. Poi abbiamo in alcune partite, soprattutto in certi tipi di partite, abbiamo palesato delle difficoltà. Allora, saranno indisponibili Viero, Lasic, Diakité, oltre i Lungo, De Genti, Di Matteo e Minelli. Se io ti dico che giocheranno Trasciani, Piacentini, Soprano e Vitturini, quanti ne ho sbagliati? No, non so come risponderti per mantenere il dubbio. Forse con le percentuali ti posso rispondere, cioè hai indovinato per il 70%. Andiamo in Serie D adesso. Dopo il mercoledì di campionato torna il 27esimo turno domani. Trasferta difficile per Notaresco sul campo del Matese, per la Vastese e la Giulianova. Il Castelnuovo deve ritrovare il gol, il Pineto invece deve continuare la striscia positiva. Dopo l'infrasettimanale di mercoledì, la Serie D torna in campo per il turno numero 27 con un impegno tutt'altro che semplice per la vice capolista Notaresco, impegnata sul terreno di gioco del Matese, una delle formazioni più in palla in questo momento del campionato. La vittoria dell'Aragona di Vasto è l'ultima di una striscia positiva che parte, niente meno, che dalla gara di andata del Savini, nella quale l'11 di Epifani si impose per 3-1. Da quel momento in poi Urbano e i suoi non hanno sbagliato quasi nulla, solo pareggi e successi, una coppia d'attacco che ha fatto male anche mercoledì. Per il Notaresco invece una ripresa post Pasqua molto positiva, due vittorie in altrettanti match. Il tecnico rosso-blu dovrà fare a meno ovviamente di Bianciardi e anche di Colombatti e Marcelli, mentre sono da valutare le condizioni di Banegas. Il capocannoniere della squadra non è al meglio, anche se il giovane Kevin Buonavoglia mercoledì nel derby del Vomano ha mostrato di avere ottimi numeri. La sfida è difficilissima, perché è una squadra che viene in salute, è una squadra che viene a tantissimi risultati utili consecutivi. Si giocherà in un campo in erba sintetica, nel campo piccolo, e loro sicuramente dalla loro parte hanno l'entusiasmo che stanno facendo grandi cose. Noi dobbiamo prepararla bene, dobbiamo recuperare bene lo sforzo di oggi e andarci a giocare questa partita con tutte le forze che abbiamo. La capolista a Campobasso invece ospita il nuovo Romagnoli Lavastese, scottata dall'1-2 interno dell'infrasettimanale, ma dopo tanti giorni, 45 di stop causa contagi. Anche D'Addario ha fatto i complimenti ai suoi, ma adesso ci vorrà qualcosa in più, perché i molisani sono un vero e proprio rullo compressore. In più, dopo il rinvio del match col Vasto, Girardi hanno avuto anche una settimana intera a disposizione per preparare la partita. Campobasso è come il Matese, uguale, con una differenza che prima in classifica. Quando sono arrivato ho cominciato col Campobasso, oggi ho cominciato col Matese e domani il Campobasso. Campobasso è forte, lo sappiamo tutti quanti, stiamo a discutere del Campobasso. C'è organico, c'è società, c'è punti, c'è idee di gioco. Che vogliamo mettere ancora? Chi deve uscire dal momento niente affatto positivo è il Castelnuovo, reduce da un punto in quattro gare, che mercoledì ha dovuto cedere il passo proprio al Notaresco. L'arrivo davanti di Santi Rocco dà un'opportunità ulteriore a Di Fabio di alternare gli uomini col ragazzo che in dia ha già giocato in maglia Avezzano, ma che adesso dovrà aiutare i suoi compagni a ritrovare la via della rete. Il gol infatti manca addirittura dal decimo del secondo tempo della gara persa con il Castelfidardo lo scorso 21 marzo, fanno dunque 395 minuti a secco. Il problema è che dall'altra parte ci sarà una Cinzia Albalonga che con i neroverdi battaglia per un posto playoff. Con Fagioli assente manca la presenza di un attaccante che fa salire la squadra, che fa peso lì davanti.
Noi sì, sicuramente per noi Alessandro è un giocatore importante, poi dopo che è andato via anche Sbarbati, adesso abbiamo dei ragazzi molto giovani che abbiamo preso dal campionato di eccellenza che stiamo valutando. Domenica scorsa ha giocato Fidanza, oggi è entrato Cellucci, quindi dobbiamo dargli il tempo di crescere, capito così, e speriamo nel frattempo di recuperare il più presto possibile Alessandro, perché sicuramente Fagioli è un giocatore importante per noi. Per il Pineto invece impegno interno contro il Rieti con qualche acciacco soprattutto dietro. Il pareggio di Genzano ha confermato i progressi della formazione biancazzurra. In dubbio Bertolo e Pepe, potrebbe essere spostato Paoli nella linea difensiva con Salvatore e Mesisca davanti Minnozzi e l'uomo in più, ma adesso servono anche le fiammate degli attaccanti che Marco Pomante ha in rosa per cominciare una risalita che ha visto il Pineto piazzare 3 risultati utili consecutivi che saranno linfa per proseguire. Il Giulianova ha avuto una settimana di lavoro standard dopo il rinvio del match contro l'Olimpia Agnonese e con 2 partite ancora da recuperare va a Fiuggi a caccia di 3 punti che sarebbero vitali, ma anche una vendetta del match dello scorso anno che finì con una debacle. In più un eventuale risultato positivo permetterebbe ai giallorossi di accorciare proprio sui laziali che hanno 5 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di Bitetto ma con molte meno partite giocate, quindi con la possibilità di dilatare ulteriormente la distanza. Ecco perché quella di domani al Capo i Prati sarà una sfida che il Giulianova deve provare a vincere a tutti i costi. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.